Allora, un po' di aggiornamenti da ieri. La flauto, il mi, basso, del contrabbasso. Non so, sembra incredibile, però sì, è successo. Io ho rotto l'obiettivo della videocamera, di nuovo, quello che avevo riparato. E adesso andiamo all'Umbria Jazz a incontrare i nostri amici di New Orleans. Sì, perché dobbiamo andare a passarci per andare a Sambuca Pistoiese e quindi andiamo a fare pranzo. Un'oretta e mezza siamo là. Abbiamo un po' di novità sul vlog, nel senso che probabilmente caleremo significativamente la dose. Non lo faremo probabilmente più per data, concerto per concerto, a seguire. Forse settimanalmente, forse no, vediamo, perché abbiamo tante idee in testa. Il tempo è uguale per tutti e quindi bisogna un attimo... Come Paolo ha fatto un'autodichiarazione che non ce la fa. No, è vero, è un'autodichiarazione che... Sì, bisogna distribuire un po' meglio il tempo, quindi praticamente... Meno vlog, meno Paolo. Cambieranno un po' le cose, cambieranno un po' le cose. Vedremo, vedremo cosa succederà. Intanto in questi giorni prosegue perché... sì. Va bene, andiamo. Le scale mobili di Perugia. Our friends. Adesso spariamo per esempio con loro. Numero 1, da New Orleans. Umbria Jazz. Questo cavetto maledetto quando si sente solo da una parte, vi è mai successo? Adesso non serve più. Oh là, adesso lo butto via. Finalmente nuovo. Mi manda in bestia quando si sente solo da una parte sola. Nuovo. Temporale è finita, c'è sto spettacolo qua. Noi suoniamo. Allora, questo borghetto dopo lo facciamo vedere. Eccoci qua, una fra fa le foto come i cinesi. Questo è il borghetto, poi là di là. Andiamo a prendere la corona, bimbi. Di qua e poi tutto a mano. La femmina italiana è la migliore, omologata, controllata. Potrei stare a guardarla per ore ed ore, senza preoccuparmi dello scapello, uno scapello nero lucido di un bar, con i feltrini intrisi di cappuccino, chi me lo sta lanciando è proprio quello là, ma me ne accorgo e con un balzo mi sposto più in qua. La femmina straniera un po' diversa, le offro un prosecchino senza preoccupare di un posa cenere. Chi l'ha regalata questa cosa? Solo Mogol, c'è scritto sotto. Bella. Attraverso tutta una storia che abbiamo combinato, delle gente che si sono unite a livello nazionale, poeti, famosi, e quest'anno abbiamo avuto Mogol. Ecco. Allora, abbiamo avuto Paolo Fresu, conoscete? Sì. Papa Francesco. Sì. Abbiamo coinvolto anche il Vaticano. Ma anche chi è in grado di ricevere. Bella questa frase, molto. Per questo che l'ho fatto con molto amore. Grazie. Sono tutti poeti che hanno dato sta cosa, perché è 2 anni che facciamo questa rassegna di parole di pietra. Chi ha detto, anche voi, se sei un pensiero bello, anche se non sei famosa, ti proponi di questo circuito e poi
scambi pensieri, poesie, bello, emozioni. Bellissimo. E siamo messi così qua. E dopo te le vendi? No, questi li facciamo a titolo gratuito. Praticamente le prendono le proloco, sì, tante proloco, quindi ogni proloco si è prenotata una poesia e bla bla bla. Che bello. Tipo quella del Papa, una va qui e una va giù in paese, a Taviano dove abito io, che c'è un ponte di legno, e siccome questa frase parla non muri ma ponti, ed è un ponte di legno che guarda caso arriva qui. Tutto collegato. Tutto dopo è tutto collegato. Che sarebbe il ponte della Francigena, famosa strada che parte dal nord Irlanda, arriva a Roma. Qua. È tutto un tic tac. Qui ci hanno incito meno dei pellegrini che andavano a Roma. Era un punto importante. Siamo arrivati a casa. Oggi siamo riusciti a suonare e non è... Oggi siamo riusciti a suonare che abbiamo beccato un sacco d'acqua per arrivare là e anche la festa è stata un po' complicato perché hanno avuto una grandinata violentissima, ma poi abbiamo suonato in un posto magico in questa finestra dietro che dava su l'Appennino, bellissima, nel cortile di una chiesa. L'ha fatto concerto con tre corde. Quindi domani le va a metterci quella nuova, che suona anche domani lei, e poi martedì apriamo a Mr. Morgan. Questo video probabilmente uscirà appena dopo. Ci vediamo sul palco.